I frequenti minorenni ubriachi anche in centro a Como pongono all'attenzione l'alcolismo giovanile, che da dramma sanitario sta diventando dramma sociale, anzi vera piaga. Sì, perché non c'è soltanto la gravità medica dell'assunzione alcolica, che spesso porta a coma etilico, perché gli adolescenti non hanno ancora sviluppato gli enzimi epatici per metabolizzare l'alcol, che quindi arriva direttamente al cervello. C'è anche la gravità sociale, legata ai comportamenti distorti conseguenti. Prevalentemente si tratta di violenze fisiche, imprudenze viabilistiche, come le numerose croci stradali ci ricordano a ogni fine settimana. Bisogna tuttavia che molti si facciano un bel esame di coscienza, non soltanto i giovani e non solo gli adulti scellerati che se ne fregano di fare business sulla pelle dei ragazzi, ma tutti i soggetti che in maniera diretta o indiretta minimizzano la gravità dell'alcol o addirittura ne ammiccano a valore sociale. Esempi. Quante pubblicità ci ricordano quotidianamente che l'aperitivo è di tendenza, che lo sballo è tosto, che le bollicine ti danno sicurezza, che avere in mano un bicchiere di vino o di superalcolico ti aiuta a rendere più facile il rimorchiare al bar, al ristorante, in discoteca, ma anche nelle case private. Quanti film, quante serie TV introducono la seduzione con l'alcol, per non parlare delle feste, ma anche dei ritrovi dei reduci. Sì, anche la strizzatina d'occhio che fa intuire l'inclusività con l'assumere alcolici ha un effetto devastante. Ma dico, non ne va del prodotto italiano, della filiera agroalimentare. In fondo è solo questione di dose di assunzione, di moderazione del bere. Ma aggiungiamo invece noi, chi è moderato a 18 anni, chi in adolescenza sa dosarsi? È l'età dell'eccesso, dell'esagerazione. Rivediamo quindi profondamente i messaggi che diamo, se non vogliamo bruciare il cervello e il fegato di una generazione.